Perfetto, quando vuoi. Vai. L'audio proviamo. Sì. Perfetto. Perfetto. Chi va? Allora, salve amici di Bocconi TV, siamo qui con Moreno, una delle stelle di questo festival di Sanremo. Ciao Moreno. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Allora, la prima cosa che noi vorremmo chiederti è, tu 4 anni fa hai cominciato con Tecniche Perfette e hai sfondato lì. Poi hai fatto Amici, hai vinto anche lì. Adesso sei a Sanremo, quali sono le tue ambizioni per questo festival? A dire la verità, ti dico, anche per essere preciso, ho iniziato 9 anni fa con i Tecniche Perfette. Il primo l'ho fatto a 16 anni, a Genova, in un locale che adesso non è, penso che non ci sia nemmeno più, che si chiama Vanilla. E nel 2011 sì, l'ho vinto, quindi quello invece mi ha fatto più curriculum rispetto a aver vinto magari il titolo Liguria, che era quello che ti permetteva di andare in finale di Italiana, esattamente, però te lo dicevo soltanto per far vedere un po' quello che è il percorso, no? Ci mancherebbe ancora. E anzi, questa presentazione che mi hanno fatto ieri, un pochino, che sembra un po' sì. il tuo intro, è un po' una presentazione da sì, io ho fatto così, però sì, sono, mi è capitato di vincere parecchie cose, ma è già una vittoria essere qua come giovane big, anzi forse di dire giovane big, qualcuno mi ha scritto su Twitter, ma perché alcuni ragazzi sono nei big e Moreno nelle nuove proposte? Proprio perché io preciso che sono un giovane big. No, però sono felice. Ieri, oltre alla pausa che c'è stata martedì a livello canoro, ho potuto fare l'esibizione, mi sono rivisto oggi, devo dire che sono discretamente soddisfatto e boh, spero di essere piaciuto pure a voi. Dietro c'è il vostro camera che fa sì, mi carica e niente, stasera sarà il giorno delle cover e sarà anche un modo un pochino per far vedere che ieri, ad esempio, visto che siamo finiti in questa che quest'anno viene definita la zona a rischio, sinceramente non mi preoccupo, ve lo dico ragazzi, non perché rivedendo l'esibizione è andata bene, quindi sì, non sì. Devo andare a vedere una parte tecnica che devo migliorare, anzi sarebbe bello rifarla proprio così come ieri l'esibizione, ma magari mi aiuterà a non adagiarmi e magari sarà con le cover la serata di venerdì di recuperare quella che è la posizione dei 16 per finire questo sogno fino alla fine e non arrivare come a volte quando ti manca un numero per vincere al Totocalcio, diciamo così. Noi ti auguriamo ovviamente il meglio e con questa canzone che hai portato al festival, Oggi ti parlo così, qual è il messaggio che tu vuoi trasmettere? Ma comunque è un messaggio positivo, anche perché non è un testo come a volte si fa nel rap, diciamo, classico, punchline, quant'altro, di skills e di rima d'effetto, autocelebrativo, ma è un pochino di messaggio, anche perché magari Moreno è stato conosciuto infatti in modo confusionale, confusione tra l'altro, anche perché c'è stata la televisione, come hai detto te, qualcuno magari quando dico San Teodoro, che è il mio quartiere di Genova, allora è sardo, e allora è di Genova, no, ma è siciliano, no, è napoletano, ti fa la Juve, ti fa la Samp, la televisione fa questo, sì. Da quel piccolo spazio e poi alla fine la gente coglie quello, quindi io sono contento di incontrare persone faccia a faccia, allora più come faccio a comunicarle qualcosa, lo faccio anche con le mie canzoni, e in questo caso spero che si possano rispecchiare più persone possibili, grandi, piccoli, coetanei, in un pezzo insieme, Oggi ti parlo così, da essere schietto, diretto, come lo dice la canzone, come si sente, d'altronde. Grazie. Passando da immagini che possono essere dal telepass a personaggi di serie televisive famose come Heroes e così. E poi inoltre volevamo sapere, tu ieri è la prima volta che ti sei esibito appunto sul palco dell'Ariston, ti volevo chiedere com'è passato da un pubblico come quello di Amici a un pubblico come quello del Festival di Sanremo. Ci sono state tante prime volte ieri sera, c'è stata la prima volta con un maestro come Peppe Bessicchio. Un'ottima persona, davvero. Dietro quella barba si nasconde un tenerone. Davvero, davvero. Sì. La prima volta con un'orchestra, sia a destra che a sinistra, perché mi capitò di fare una volta un qualcosa con un'orchestra dietro all'Arena di Verona, ma non era così, diciamo, c'era anche il DJ, quindi era una roba quasi più sulle mie esibizioni, sulle mie corde, con l'aggiunta anche di strumenti dal vivo. La prima volta in un teatro, che anche questo forse anche per rispondere a te, perché il pubblico del teatro non gli si può richiedere tutti su in piedi e no, sulle certo. mani, quindi anche bisogna un po' scongelare. È abbastanza
di solito negli anni il pubblico di Sanremo ha sempre risposto in maniera un po' fredda alle esibizioni degli artisti. Vabbè, con tutto il rispetto per i grandissimi della musica, è più facile che si alzino in piedi per un'ovazione alla fine di un pezzo di Albano che per un giovane come me che arriva lì, rifà e quasi se dice sulle mani potrebbe sembrare arrogante e dire ma perché scusami devo tirare sulle mani, lo faccio se magari hai una carriera alle spalle che mi permette di alzare sulle mani. Quindi certo, come hai visto anche ieri, non ho cercato di strafare da quel lato lì, e comunque la cosa che mi riempirà di orgoglio, l'unica cosa che mi porterò per ora nel mio cassetto, è essere ritornato oggi alle prove e l'orchestra mi ha fatto un applausone. Beh, queste sono comunque grandissime soddisfazioni. Sì, guarda, è proprio quasi commovente, lo devo dire, perché comunque arrivi lì e magari loro quest'anno sarebbe stato meglio che votassero come tutti gli altri anni, invece che proprio quest'anno non c'è il voto dell'orchestra, però vabbè, ci rifaremo. Noi ti auguriamo comunque un grandissimo in bocca al lupo per poter raggiungere il meglio possibile a questo festival e anche oltre. Cosa vi posso dire? Comunque io faccio rime in composizione, quando rimo sono come troni, non ci sono paragoni, ed amore non saluto tutti gli amici di Bocconi.